Sorelle e fratelli, ciao a tutti, sono Don Bab. Ancora una volta, scusate se torno su questo punto centrale della nostra fede, del nostro cammino quaresimale, vorrei parlarvi della Bibbia e in particolare del fatto che leggiamo l'Antico Testamento anche noi cristiani che crediamo Gesù, che compie le scritture, perché non ci basta il Vangelo. Avevo fatto questa domanda e non avevo risposto. Allora vorrei dire queste parole. Gesù è il metro con cui ogni pagina della Bibbia va letta. Lui compie la scrittura nel senso che la porta alla massima luce, la rivela nel suo senso più profondo. Con lo sguardo come il suo, puntato sul regno, anche noi leggiamo quelle pagine, sapendo che ne siamo eredi e continuatori, sapendo che quella storia, che narra di guerre, di matrimoni, di feste, di separazioni, di lutto, di dolore, d'amore, di famiglia, di stupri e di nascite, di canti e di danze, ebbene, quella storia parla di noi. Noi siamo parte di quel popolo che cerca, come Abramo, di attraversare i terreni fertili della vita con il cuore ancorato alla promessa che Dio è fedele e ci darà tutto a suo tempo. Noi siamo quel popolo che necessita di essere liberato dalle sue schiavitù per essere ricondotto ad una casa dove possiamo avere la dignità di figli, come accadde agli ebrei in fuga dall'Egitto. Noi siamo il popolo diviso fra il fascino del potere e delle ricchezze e la meraviglia delle piccole cose. Noi siamo il popolo che alza la testa per ragionare con i concetti e i calcoli e tante volte perde di vista la straordinaria potenza che c'è dentro le sfumature della vita, dentro il codice degli affetti, attraverso i sensi, sotto la pelle, dentro al cuore. Noi siamo il popolo oggetto dell'amore infinito di Dio che non esita a donarci il suo Figlio perché camminiamo seguendo le sue vie con il dono dello Spirito che ci rende abili a rimanere in piedi di fronte alle nostre fragilità. Noi siamo il popolo disperso e sfiduciato e non si può stancare di gridare al Padre invocando una sua parola, che sia ancora parola di salvezza e parola di speranza. Ecco dove andiamo, ed ecco che cosa ci precede. Mi ripeto, prendere la Bibbia in mano significa aprire gli occhi sulla nostra vita, perché quello che è successo accade ancora. Vicinanza e lontananza, velocità e lentezza, peccato e risurrezione si intrecciano nella vita di tutti i discepoli di Dio fin dall'alba dei tempi, così come nei nostri giorni, nella vita che noi viviamo. Prendere in mano la Bibbia significa consumarla. La Bibbia va ridotta male. Le pagine devono essere consumate dalle sottolineature, i margini riempiti di domande, domande scritte, brucianti come il fuoco. È proprio bello se ci facciamo il dono di consumare una Bibbia con la nostra fede. Siate santi, buon cammino.